Oh, buongiorno, buongiorno. Ritorniamo a fare un po' di live. Oggi siamo qui su Holy Holy World. Ringraziamo i ragazzi di Private Division che ci danno la possibilità di provare il loro nuovo gioco di Holy Holy, storica serie di ormai anni e anni fa con Holy Holy e Holy Holy 2. Quindi, senza indugio, iniziamo. Giochiamo adesso da Xbox Series X. Gioco pertanto ottimizzato per tale macchina. Infatti l'ho avviato e aspetto voi per fare tutto. Solite informative sulla privacy, che come sapete anche nel mio lavoro si leggono molto This approfonditamente. is Radlandia, the ultimate skate utopia. An island where even the trees are skatable. Legend has it that Radlandia was created by five immortal skate gods. These celestial skatriarchs carved the mountains, grinded the deserts, and kickflipped the beaches, forming five mighty districts, one area each to represent their own versions of skate paradise. When the skate gods' work was done, they pulled the biggest airs and ascended to Narvana. Here they waited for a skater who could master each of their five skills with a steeze that is true and a style that is both sick and gnar. Eventually, a skater was appointed as their representative in Radlandia. A skate wizard, a master of the four-wheeled stunt wood. The job of a skate wizard is paramount to Radlandia. They must maintain balance between Narvana above and the spirit of skateboarding in Radlandia itself. But skate wizards are a rare thing. Maybe once in a generation? The current skate wizard, Chiffon, now approaching retirement, is on a search to find her replacement. Someone who can achieve true mastery, impress the gods, and keep Radlandia balanced like a skater on a board. And so, with the help of her crew, Mike, Suze, and a man that everyone just calls Dad, Chiffon is running tryouts for the next skate wizard. Could you be the one? E niente, super figo già, la personalizzazione è stupenda. Che bello, veramente un bello sto. La possibilità di personalizzazione del personaggio è veramente, veramente fica. Peratons. Allora. Ok.
bella è la personalizzazione. È veramente tanta roba, è fatto veramente bene. Fico. Sono veramente belli i disegni, oh. Veramente, veramente fico. Buongiorno, buon Pedro. Tempo qua che a giocare poi sicuro. Oh, le tavole da skate. Musiche sono. Sono veramente fiche anche le musiche. Puoi addirittura seguire le movenze, eh? Ah, le pose. Ho finito. Ok. Ciao Petro, buongiorno. L'hanno doppiato in italiano? No, l'hanno scritto in italiano. Spiegamelo. Premiato, ok. Sembrano fatti in stop motion comunque l'animazione di loro mentre parlano. Quindi so spingere. Swish.
Si è scollegato tutto, cuffie, pad, ok. Completo senza usare checkpoint, completa livello, sfide, fai 4 trucchi differenti, evita di far scoppiare le balene gonfiabili, fai 12 spinte, ok. Ok, ho scoperto una balena. E mi sono schiantato. Prima volta. Ricomincio. Tipo, mi piace. Sbagliato! Sto ammazzando tutte le balene. Però dobbiamo rifarlo. Perché ho sbagliato? Non devo devo salvare le balene. Oddio, che schianto. Ok. Ho preso tutto in teoria. Esatto. Ah, con queste gambe le canzoni. Questo giro ho fatto più basso del precedente. Va bene lo stesso. Fico. Pensavo fosse un open world, però va bene. Va bene lo stesso, sono livelli così, uno li deve affrontare. Ci sta. Mm.
Non lo so. Ok, come un telefono, certo, un faccio. Sto pensando di ritirarmi. Allora, completo livello, completo senso di checkpoint. Fai tre trucchi differenti, raccogli le stelle marine. Super. Tre banane gonfiate con dei kick fill. Aia. È bellino sto all'olio, è carino, veramente carino. E come va Petro? Come è andata? Come sta il dito? Ah, devo andare basso. E mi sono schiantato. E come la va Petro? Ricominciamo da capo. Allora, il kickflip cos'è? Questo è un olio. Com'è andata ieri Petro? Oddio, come va il dito? Niente, non riesco a prendere la cazzo di stella. Oh, mi devo pucciare. Che bello schiantarsi. Bellissimo. Niente, ho provato ad andarci più piano allora. Devo andare pianissimo. Presa. Stupido. Buono. Beh, io prendo sta cazzarola di... No, io riesco a prendere la stella, ma senza schiantarmi non riesco. Spingi troppo come un pro. Sì, sì. Comunque operazione è andata bene, ora un tour per 15 giorni. Oh.
Quindi cosa ti hanno fatto? Ti hanno tolto il dito e hanno messo quello del piede? Ah, devo superare le banane gonfiabili invece di prenderle. La stella marina la faremo. Mi hanno tagliato via. Tanto quello non lo uso più. Effettivamente. Povero petto. No, è carino sto gioco, è veramente bello. Bello, perché lo stile grafico è fico, però la personalizzazione è infinita. Abbassa un pelo il volume generale del gioco, è più alto? Ma tanto? Perché l'ho già abbassato. Ultra opzioni, microfono. Però vedere si vede bene comunque. Così va meglio? Qui sopra sta roba c'è uno di tanto, ancora? Non sto parlando fortissimo io, comunque. Hai vinto un beat. Uè! È che non li vedo perché sento che non sono da PC. Oh, LGBT grande. Lo vedo adesso perché non compare da schermo, perché sto trasmettendo direttamente dalla Xbox. Allora aspetta che abbassiamo un attimino di nuovo l'audio. Dimmi un po' se così va meglio, perché in teoria ho abbassato ancora di un attacco e alzato invece il mio. Un beat, gracias Petro. Allora, non c'è nessuno tra gli amici che ha questo gioco, incredibile. Allora, finisci senza schiantarti, supera tre capanne della spiaggia con degli hellflip. Te ne ho dati ben 11? Ah sì, 10 e poi 1. No, ok. Gracias. 11 centesimi, Allora, evita tutte le banane, supera tre capanne. Allora, perché sono le sfide, praticamente. Ogni livello praticamente lo devi rifare più volte. Ok. Il flip è questo. Come schianto. Ah! Ok. Non ci siamo schiantati. Il volume è top adesso. Perfetto. Ok. Tutti si sentono nell'Olimpo dei maghi dello skate con un po' di pratica della nostra guida. Gelato per festeggiare. Yes. Supera tre capanne con degli elfi. Le superate tutte con gli elfi. Ricomincio. Che è questo? Elfi.
Ora. Volume top. E questo finito al 100%. E man mano sblocchiamo roba. Minchia, ma come cazzo hanno fatto a fare 196.000 punti in questo livello? Boh. Spieghetemelo. Allora, nessun checkpoint usato. Ah, ok, vedi quella spuntagella. Ok, quello lì, vabbè, ovviamente era il base. Ok. Ah, ti fa vedere in alto che sfide di Mike. Qua ne manca una. Ho preso tutte. Questa è quella della stella marina. La lasciamo lì. Grind. Diciamo cos'è, così ci fanno il tutorial, un attimino. Ok. Ok, si usa sempre L comunque. Ottimo premuto. Esegui il trick e poi lo ripigi. Ok. Ok. È veramente figo questo giochino. Lo stile grafico è stupendo. Veramente, veramente bello. Ok, abbiamo sbloccato i nuovi pick up praticamente. Frazio. Si chiamava Frazio. Ok, questo era un tutorial, quindi ovviamente da adesso in avanti abbiamo anche il tutorial combo. Ok, vabbè, di me di più, combo. La stessa, va bene. Perché mai che il tosto mi ricorda cinghiale? Mentre Dad mi ricorda Pat. Col caschetto così mi ricorda Patino. Ma... quindi lo rilasci, lui salta, superi lo spazio vuoto, riprendi e fai le combo. Anche gli agganci. Perfetto. Ok, a quanto pare c'è che sono quel combo. Abbiamo sbloccato anche il berrettino. Vediamo un po' cosa abbiamo sbloccato in personalizzazione.
Però non sarebbe male se mi dicesse cosa abbiamo sbloccato di nuovo a sto punto. Ah, ok, me lo dà qua in alto. Queste magliettine bellissime. Cioè, c'ha lo stile grafico. Mi ricorda un po' Rick e Morty. Non so perché. Questo qua è tutto quello che c'è da sbloccare. È veramente fico. Ecco, l'unica pecca magari sarebbe da farmi un tab nella personalizzazione dove c'è scritto magari ultime cose sbloccate, magari c'è e non lo trovo. Wow. Cosa sfida? Allora. Quelli 5 stelle marine, fai 4 grind differenti, combo da oltre 13.000 punti. Sad. Cosa c'era 13.000? Quindi non è così difficile alla fine fare i punti, devo soltanto impegnarmi a non cadere. Azzeccare le tempistiche. Merda, l'ho tirato su. Stupido io. Sono andato troppo lungo. L'ho schiacciato, cazzo.
Fatica. Ok, non fa vedere quando si completano gli obiettivi, vabbè. Vabbè, si vede bene perché comunque 1080 ci sta. Mostra cambi di soundtrack. Perfetto. Riconosce che c'è una soundtrack di gioco. Raccoglie le 5 stelle marine. Praticamente devo arrivare lungo con il salto. Sì, si vede da Dio. Ma si sente adesso da Dio anche. Intanto mi scappa il dito. Saltata una. Schiantarmi. Quello posso andare praticamente. Quella che posso salvare. Stronzo.
Quindi Petra da adesso in avanti niente più giochi. Vediamo se me lo sblocca lo stesso. Ovviamente col dito non ce la fai a far niente, no? Senza questo checkpoint. Muito bem. Que criado. Fato. Continua. Non ho sentito, dicevi, sto giocando un po' a Satisfactory, riesco a fare robe easy, col pad non riesco. Ma poi cosa devi fare, Petro? Devi fare riabilitazione? Che skippare i dialoghi dicendo vado a fare skate, non me ne frega niente. Scoop la gelateria. Ok, gelato in eccesso praticamente ovunque. Una combo 15 per fai scoprire 5 gatti non cavoli, finisci senza fare holly. L'holly è quello nostro. Più avanti sì, fisioterapia. L'hanno già detto per quanto? Come fare 15 per e non ho un mirino di PUBG. Se tocco terra è finita. Mm.
si paratocca! Abbiamo sbloccato. Sicuramente non ho fatto alcun sfida. Ah, non ho fatto niente delle sfide. Per scoprire 5 gatti gonfiabili, non ho visto manco mezzo. Ho fatto un ollie, mi sa. Mezzo gatto io al momento, Cinque gatti che non siamo. Cacchia da solo. Non capisco. Ah! Avrei preferito che per il salto mettessero ad esempio B. Non tutto sull'analogico, poi magari si può cambiare. Mi sono anche schiantato. Finalmente non ho visto neanche un mezzo gatto. Thank you.
Ok, però gli olli non li ho fatti io. Anche questo. Ok. Fatto schifo quei punti, ma va bene lo stesso. Facciamo gli ultimi due. Poi me ne devo andare. Arriviamo qua se riusciamo. Ciao, io vado a fare skate. Bello, puoi saltare tutti i dialoghi. Io vado a fare skate, non frega niente, vado a fare skate. Che Nicolas. Un gelato di cesso praticamente ovunque. E questo l'ho già fatto. Scusa. Ok, c'è un altro gelato qui. Sì, dai, continui. Ok, praticamente è diventato il posto dove ho il gelato. Per scoppiare i 6 gatti gonfiabili, evita i gabbiani e dai il 5 a Mike. Cattura 3 pesci gonfiabili. Che legnate che ho preso. Non me l'aspetto perché c'è proprio un gelato piazzato lì sulla. Dovevo andare a prendere quello e mi sono anche spiaccichetto. In sofferenza. Oh, devo saltare prima per prendere quel pesce e il gatto insieme, altrimenti non ho testa. Saltato, però ho preso anche il gelato. Pur qua, Miguel. Non è che il pesce lì va troppo forte.
percorso tosto. Mannaggia che ci scorgioni. Se dobbiamo va bene così direi. Ok. Evita i gabbiani del 5 mai che non sono riuscito a farlo. Fa scoprire i 6 gatti quindi devo passare lì sotto. Il gioco è veramente veramente bello, complimenti davvero. Devo finire da quest'area qua, vuol dire che non riusciamo a farlo al momento. C'è una sezione dedicata ai gli elementi nuovi. Niente, direi che ci fermiamo qua e lo riprendiamo un altro giorno perché è veramente veramente carino questo gioco da fare anche in live, è veramente carino, assolutamente, mi piace un sacco, veramente bello, bravi. Bravi ragazzi di Private Divisions, bel gioco, veramente. Direi che ci vediamo alla prossima e direi anche sempre su Hollywood. A tutti, a presto.